Ciao, non potete immaginare l'esperienza che ho vissuto, forse una delle mie esplorazioni più incredibili che abbia mai fatto. Il tempo sembra si sia fermato di colpo, quasi tutto è rimasto al suo posto. All'interno ho trovato delle cose antichissime e vi assicuro che dal vivo fanno un altro effetto. Questa villa faceva parte di una vecchia filanda abbandonata nel 78. Credo però che la signora nascosta nei boschi voglia rimanere sola fino alla fine, fino a quando l'ultimo suo respiro svanirà. E credetemi, non penso neanche tanto. Ciao a tutti e bentornati su questo nuovo video. Oggi sono qui a esplorare una villa incredibile. All'interno dovrebbero esserci ancora delle cose. Questa è la villa. Si chiama Villa Filanda o Villa della Filanda. Questa villa è Villa della Filanda perché comunque a fianco c'è una vecchia filanda abbandonata. Non so se riuscirò a esplorare quella. Questa filanda è stata costruita nel 1902 ed è chiusa nel 1978, dunque 44 anni stato di abbandono. Bene, adesso cerchiamo un'entrata, un passaggio per entrare in questa villa. A dopo. Vediamo di cercare un'entrata. Innanzitutto guardate qua. Questa villa è molto pericolante, perciò devo stare molto attento. Allora, procediamo di qua. Vediamo se riusciamo a trovare. Dovrebbe esserci un cancello semi aperto. Qua c'è un cancello sinistro. Vediamo. Proviamo. Sarà di qua. In teoria, anche in pratica si entra da qua. Un po' di fatica, però ce l'abbiamo fatta, o meglio ce l'ho fatta, visto che sono qua da solo. Completamente crollato. Forse ci siamo quasi. Accendiamo il faretto.
all'interno si presenta così. Avvolto dalla vegetazione. Qua entriamo dopo, prima facciamo di qua. Cumulo di macerie. Quanti anni che sono qua, questo qua? Altra stanzina. Wow. Qua di roba antica ce n'è e molto anche. Oh, che bello qua in mezzo alla vegetazione. Ci sono dei macchinari. Questo è incredibile, eh? Guardate queste radici, bellissime, wow, mamma mia, guarda, attraverso il muro. Se riusciamo a entrare nella villa. Allora, abbiamo detto che qua probabilmente era una mangiatoia, qualche animale qua, sicuro. E qua, opere di Fragolini. Oh, che cos'è questo? Opere di Vasco Pratolini. Thank you.
rimasti ancora i tavoli dell'epoca. Pupazzo. Vedi spartiti. Una fotografia molto vecchia. Incredibile. Proseguiamo di qua. Wow, questa cos'è? Datata. Sembrerebbe nel 31. Che calligrafia! Buttata d'occhio così, mettiamola qua sul tavolo. Ragazzi, non potete capire voi. Non potete capire. Mamma mia. Cosa non c'è qua? Chissà quanti anni che hanno. Dentro il vuoto. Anche qua all'interno è vuoto. Statua, cos'è? Faccio di un bambino. Questo tavolo apparecchiato così è incredibile, no? 1971. Ci sono ancora gli affreschi. È venuta pochissima gente, fortunatamente. Cammino qua, bellissimo. Queste sedie. Sono incredibili. È un'emozione incredibile, non potete capire. E poi la fabbrica è chiusa da 44 anni, bisogna vedere questa villa qua. Guardate. Guardate che opere d'arte. Questa cos'è? Un calorifero a legna, sembrerebbe.
ci posso credere. È roba proprio antica manetta. Wow. Ma guardate questo mobile. Questo mobile è pazzesco. Questo mobile è pazzesco. Ragazzi, ho visto delle cose dentro. Devo fare molto piano perché è molto stabile. Vediamo se riesco a inquadrare. Cioè, mi sono rimasti i bicchieri. C'è rimasto ancora qualche bicchiere, c'è ancora. Wow. Penso sia vuoto. All'interno. Sono rimasti dei coperchi. Coperchi di pentola. Chiudiamo come la prima. Questo cos'è? Il diario della Filanda. Ancora tutto intatto, non ci posso credere. Mercoledì 16/5/1934, 54. Sembrerebbe un 34. Entriamo in questa stanza. No, dai, assurdo. È assurdo. Mamma mia. Incredibile. No, dai. Non può essere vero. È la prima volta che trovo un posto, tra virgolette, intatto, nel senso non vandalizzato. Mamma, le foto.
rimaste anche le foto. Lei era proprietario. 1935, primo giorno di scuola. Quanti anni che hanno questi libri? Le segreti, i segreti dell'Africa nera. Francese Les Secrets de l'Afrique Noire. Sì che ho studiato anche francese, non mi ricordo più un cazzo. Farei 100 volte quel bosco lì. Tutti spartiti. Altre foto. Chi era questa donna? La mia moglie. Garibaldi nella sua epopea. Wow, dai. Mamma mia. Cavolo. Guardate. Seguiamo di qua. Di qua bisogna stare molto attenti, perché come potete vedere tutto è crollato. E di brutto anche. Wow. No, dai. Cioè, guardate il soffitto.
è la parte più pericolante. Ah, le scale sono tenute bene. È sopra che è tenuto molto male. Facciamo la cosa in fretta. Mamma mia. Ceduto di brutto qua. Qua cosa abbiamo? Niente. Stanza vuota. Ma si è caduta una bomba su questa casa qua. Non entro perché è molto pericolante. Madonna santa. Questa è la stanza da letto. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Wow. Questo deve essere stato il bagno. Eh sì, una volta deve essere stato il bagno, sicuro. Ok ragazzi, direi che possiamo tornare giù. Che dire, incredibile. Ora andiamo al tavolino che c'è fuori. Ho finito l'esplorazione, vabbè, non tutta perché comunque metà casa è crollata, dunque, però sono ancora sconvolto. Ok, adesso qua devo... No, guardate. C'è una porta, magari l'entrata. Che bella. Ok. Ora vi lascio un attimo che devo fare un po' di trekking. Ok ragazzi, che esplorazione incredibile, mamma mia, sono qua stanchissimo ma credetemi è valsa la pena. L'unica cosa che è molto pericolante è... niente, non so più cosa dire, una delle mie più belle esplorazioni fatte. E niente, bene, ora rientriamo nel bosco e torniamo alla macchina.
Noi ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao a tutti!